sarà un problema, il microfono è appello. Perché hanno regalato questo cappello a mia sorella e a mia sorella non sta per niente bene, mentre a me sta benissimo, almeno penso, benissimo. E non è solo bello, è anche utile, perché mi protegge dal freddo, dal vento, dalla pioggia, sempre che io lo metta nel modo corretto, non così. Perché immaginate gli effetti indesiderati durante un giorno di pioggia, se non è così. Noi non ci facciamo mai caso, ma in realtà gli oggetti hanno una loro forma e anche una loro asimmetria. E la simmetria degli oggetti è fortemente legata alla loro funzione. Questa cosa non è vera solo nel mondo macroscopico che conosciamo, quanto è meglio avere il coltello dalla parte del manico, no? Ma è vero, e soprattutto è vero, nel mondo microscopico a livello molecolare. Le molecole, sapete, sono degli aggregati di atomi che sono connessi tra di loro a formare delle strutture più complesse. E ogni molecola ha la sua forma, la sua dimensione, la sua struttura, ognuna con una funzione specifica. Ma se vado ancora più nel specifico, ancora più giù, nel profondo, vi dirò che ci sono delle molecole che hanno la stessa struttura, la stessa dimensione, stessa connessione di atomi, ma che in realtà non sono uguali. Sembra un concetto strano, ma in realtà anche questo è legato alla nostra quotidianità. Pensate alle mani, che non sono uguali, io in realtà non posso sovrapporle, le posso accostare, sono uguali specularmente. L'interazione molecola-molecola, la specificità dell'interazione tra molecola e molecola è una cosa veramente spinta. È come dire, non so, pensiamo ai piedi, di invertire le scarpe. Non posso mettere la scarpa a destra e la sinistra e viceversa. Sulla specificità molecolare si basano milioni, infiniti processi biochimici. Pensiamo ad esempio a come siamo bravi a bloccare un processo antinfiammatorio grazie alla specificità di una molecola col suo recettore. O ancora ad intercettare odori che sono diversi, riusciamo a distinguerli. O ancora anche a respirare. Sì, perché l'ossigeno dell'atmosfera si lega sull'emoglobina del sangue. In realtà, delle volte, questa specificità non è così spinta. È un po' come dire che questo cappello sì sta bene a me, ma in realtà sta bene anche un po' a mia sorella. È il caso del monossido di carbonio che si lega pure lui su un'emoglobina. Il monossido di carbonio è un veleno, è quello che esce dai tubi di scappamento quando la combustione non è completa. Quindi c'è questa competizione fra molecole rispetto ad un'altra. Allora il chimico cosa deve fare? Deve immaginare un antidoto, cioè di preparare su misura una molecola che riesca ad avere un'affinità fortissima con un'altra. In pratica è come immaginare che un bravo chimico riesca a cucire su misura un abito o a creare un cappello che mi calzi a pennello.